Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, martedì 18 agosto. Il sole sorge in Puglia alle 6.05 e tramonta alle 19.47, in Basilicata sorge alle 6.05 e tramonta alle 19.55, in Molise sorge alle 6.08 e tramonta alle 22 minuti, la Luna sorge alle 3.25 e tramonta alle 18.29, la fase lunare è l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Floro e San Lauro. I gemelli Floro e Lauro erano stati istruiti nell'arte della scultura. Proclo e Massimo erano stati i loro maestri. Lasciarono Bisanzio, città natale, per portarsi nella regione della Dardania e si stabilirono ad Ulpiano, dove esercitarono la loro arte presso il preside Licone. Vennero chiamati da Licinio per la costruzione di un tempio agli dei. Un giorno Alessandro, figlio di Anastasio, sacerdote pagano, mentre assisteva alla costruzione, per puro caso fu colpito da una scheggia in un occhio. Floro e Lauro istruirono nella fede di Cristo Alessandro e, quando lo trovarono arrendevole ad accettare la religione cristiana, operarono il miracolo col dare la vista all'occhio offeso. Tale fu l'ammirazione del padre per questo prodigio che egli stesso si convertì alla religione cattolica. Terminata la costruzione del tempio, Floro e Lauro, riuniti in cristiani del luogo, nottetempo con candele accese si recarono al tempio e, portando innanzi la croce, Licinio, saputa la cosa, propose il perdono se avessero sacrificato agli dei. Avendo avuto un energico rifiuto, furono flagellati e il pavimento fu cosparso del loro sangue. Successivamente furono gettati in un pozzo. Oggi inoltre ricordiamo Sant'Agapito e San Leone. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attore e regista statunitense Robert Redford, che compie 72 anni, al ministro dell'economia Giulio Tremonti, che compie 62 anni, all'attore e regista Sergio Castellitto, che ne compie 56, all'astronauta e astrofisico Umberto Guidoni, che compie 55 anni, all'attore pugliese Dino Abrescia, che ne compie 43, e infine all'attore e regista statunitense Edward Norton, che ne compie 40. Che cosa è accaduto il 18 agosto? Nel 1893 la regina Margherita inaugura con la salita alla punta Gnifetti Monte Rosa, l'omonimo rifugio più alto d'Europa. Nel 1975 viene ritrovata in una zona centrale della Cina una mummia di oltre 200.000 anni e nel 2005 Papa Benedetto XVI arriva a Colonia in occasione della 20ª giornata mondiale della gioventù. Oggi a San Nicola nel Leccese si celebra la festa dell'Ampilla, prodotto agricolo tradizionale riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole. La festa mira a far scoprire cos'è l'Ampilla a chi non la conosce, a fare da colonna sonora all'evento gastronomico le note bizzarre di quelli della Frisa. Il tutto avrà inizio alle 21 al Parco Sergente Nisi, nella frazione di Chiesa Nuova a San Nicola. Asciugare il bucato all'aperto è sempre la soluzione migliore, ma purtroppo gli inconvenienti non mancano. Talvolta, ad esempio, il sole tende a stingere gli indumenti colorati. Per non correre rischi, niente di più semplice che appenderli al rovescio. Se invece si vuole evitare che gli abiti gelino per il freddo, basterà aggiungere al risciacquo 2 o 3 pugni di sale grosso da cucina. Ed eccoci all'appuntamento per gli appassionati dello zodiaco. Ariete. Il consiglio che le stelle ti danno in questi giorni è quello di muoverti con accortezza e lungimiranza sia nell'ambiente di lavoro che di studio. Prestate attenzione al tavolo verde. Toro, emozioni e batticuore inattesi ti rendono più raggiante e molto disponibile verso le persone che ti circondano. Le stelle consigliano di trovare equilibrio per non incorrere in errori. Gemelli, perspicacia, intuito e spirito di iniziativa non ti fanno difetto in questo periodo e ti aiutano a fronteggiare con efficienza qualsiasi contrattempo. Guarda con affetto il gemello Castore. Cancro, tutto va valutato con la massima attenzione perché non sempre le proposte sono valide come sembrano. Guardati da chi fa promesse e non aver fretta nel dare la tua risposta. Leone, mantieni la calma e sii fiducioso nel futuro perché nei prossimi giorni sarai sostenuto da stelle molto favorevoli. Lavoro e studio sono sotto buoni auspici.
Vergine, nella professione sono agevolati gli scambi di idee sostenuti da un intelletto, dai riflessi pronti e dalle attività inerenti, l'arte e la bellezza. Tranquillità per i nati del segno. Bilancia. Ottima giornata per chi intende risolvere problemi di ordine pratico, per chi desidera uscire dalla routine frequentando ambienti culturali insoliti. Scorpione. Nello studio concentra le prove più impegnative perché l'intelletto è al top. Situazioni stagnanti che riguardano la sfera finanziaria si potrebbero sbloccare improvvisamente. Sagittario, da un po' di tempo stai ricevendo input incisivi e stimolanti che ti spingono a sviluppare ciò che hai in cantiere. Dedicati con passione al raggiungimento dei successi a cui ambisci. Capricorno, una cosa che dovresti fare è di non trascurare il sonno e imparare a rilassarti respirando a fondo. Chi respira poco profondamente limita le energie e la capacità di ricambio di cellule. Acquario, l'amore e l'amicizia sono caldeggiati dai pianeti che indicano un gradevole interscambio di idee ed una spiccata fantasia. Se ricevi un invito a cena, ricordati di un omaggio. Pesci, sentirete il bisogno di starvene stretti al partner, al caldo del rapporto affettivo che vi farà sentire al sicuro e al riparo da ogni sorpresa. Le parole del nostro proverbio del giorno. La libertà non è un dono, ma a volte è il caso di appropriarsene. E su queste parole vi ricordo che l'Almanacco torna anche domani mattina su Antenna Sud, che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci!